Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Diplomacy is not an option. Oggi mi aspetta una corsa contro il tempo. Ogni tot minuti, orde sempre più numerose di villici arrabbiati con la vita arriveranno per uccidermi. Riuscirò a sopravvivere costruendo da capo un regno, farmando e gestendo le risorse, costruendo ed ampliando la città, sbloccando nuovi poteri magici ed armate sempre più potenti? Buona visione! Signori, vi do il benvenuto nel mio meraviglioso, gigantesco e ricco regno. Ok gente, lo ammetto, ho mentito, mi resta solo questo castello. In verità prima avevo un regno bellissimo, c'erano tutti i villici che pagavano le tasse e via dicendo. Solo che ho sperperato tutti i miei soldi per rifare le zizze di mia moglie, per arredare completamente il castello originale e tutte cose. I soldi sono finiti e la gente ha deciso: no, non ti paghiamo più le tasse, retelone, e adesso ti vogliamo morto. Quindi sono dovuto fuggire dalla città, mi sono rifugiato in questo piccolo castello di famiglia, ma la gente non si è arresa e verrà a darmi la caccia ogni tot giorni. Questo indicatore ci dirà effettivamente quando verranno a darmi la caccia e pertanto ogni volta le ondate diventeranno sempre più numerose. Per adesso sarà un'ondata piccina picciò, ma mano a mano che andremo avanti i villici si organizzeranno in un modo o nell'altro, avranno la mia testa. Pertanto noi dovremo gestire un piccolo regno, dovremo ricostruirlo da capo, ricavando le varie risorse, il cibo, la pietra, la legna e via dicendo, e cercando ogni volta di migliorare, di espanderci, e chi più ne ha più ne metta. Per adesso sono riuscito a reclutare un po' di soldati, abbiamo un po' di arcieri, un po' di spadaccini, qualche villico che ha votato per me, gli ho minacciato la famiglia ma vabbè dettagli, verrà a darmi una mano, e quindi dovremo avere sempre più abitanti in modo tale che possono aiutarci ad espandere e a gestire il nostro regno. In parole povere, siamo nella M più totale. Allora, per adesso ho fatto il tutorial, devo dire che è un gioco molto complesso, bastardo e punitivo. Se facciamo una cavolata saremo effettivamente belli che morti. Non sappiamo da che parte ci attaccheranno fin tanto che non sarà l'ultimo giorno prima dell'attacco. Allora, come potete vedere, qua sopra abbiamo l'indicatore del legno, della pietra e del ferro, che possiamo ricavare ad esempio il ferro da questa miniera qui, qua la pietra e tutte cose. E non dimentichiamoci ovviamente anche dell'indicatore del cibo: più abitanti abbiamo, più cibo consumeranno. In questo caso abbiamo 60 unità di cibo, ma avendo 21 abitanti con un limite di 30, consumeranno ogni giorno 21 unità di cibo. Qui c'è effettivamente l'indicatore del giorno, qua c'è la notte, qua c'è il giorno, e il numero indica effettivamente la giornata del mese in cui ci troviamo. Allora, vediamo di partire effettivamente costruendo il nostro regno. Ci sono diverse strutture, mano a mano che andiamo avanti ne potremo sbloccare sempre di più tramite la ricerca, che tuttavia ovviamente ci richiede delle risorse. Allora, partiamo per l'appunto dalla produzione di risorse. Abbiamo la segheria, che richiede un massimo di 2 lavoratori, ma mi produce un tot di legno. Come potete vedere, ha un'area d'azione. Allora, abbiamo un sacco di alberi da questa parte, quindi direi di metterla direttamente qua, che è cosa buona e tanto giusta. Per adesso non faccio partire il tempo, così abbiamo ovviamente abbastanza tempo per organizzare il tutto. Poi possiamo costruire una cava di pietra che ci permetterà per l'appunto di estrarre della pietra. Abbiamo diversi depositi da queste parti, che spettacolo. Quindi vediamo di metterla direttamente qua, e intanto abbiamo le risorse di base. Ottimo, facciamo ripartire il tempo. Ovviamente possiamo velocizzare il tutto in modo tale da non aspettare decenni in attesa che mi costruiscano. Che spettacolo. Intanto il capanno del taglialegna è bello che operativo. Come potete vedere, pian pianino il numero di lavoratori disponibili sta diminuendo, ma stanno già ricavando del legno, che è cosa buona e tanto giusta. Questi vestiti di blu, dovrebbe essere blu santo daltonismo, sono invece i nostri costruttori. Per adesso ne abbiamo 2, e voilà, in men che non si dica, hanno costruito anche la cava per estrarre la pietra. Per ora le risorse verranno depositate all'interno del nostro castello, che il gioco definisce amichevolmente il municipio, ma il magazzino non è illimitato. Ok, per adesso abbiamo comunque delle risorse di base. All'occorrenza possiamo anche chiamare il nostro esercito, eccolo qua, in modo tale che esplori liberamente le terre circostanti. Potete notare che abbiamo la classica nebbia di guerra e pertanto il nostro campo visivo sarà limitato. Diamo un'occhiata perché ci sono altri villici ribelli che si aggirano da queste parti. La catapulta per adesso la lascio al nostro castello nel caso ci attaccassero nel frattempo. Oh là, abbiamo trovato un accampamento nemico. Vediamo, aspetta, attaccate prima i nemici se possibile. Perfetto, gli spadaccini attaccheranno in corpo a corpo e gli arcieri invece attaccheranno dalla distanza. Possiamo anche distruggere gli accampamenti. All'interno dovremmo trovare delle risorse. Vediamo un po'. E voilà, abbiamo trovato niente, ma che tristezza infinita. Facciamo fuori il resto dei barbari, dei villici, chi più ne ha più ne metta. Forza, conquistiamo. Oh, no, aspetta, abbiamo trovato una gemma dell'anima. Cristallo dell'anima. Questi cristalli li possiamo utilizzare
per delle magie. In questo caso ne abbiamo solo una, evoca, che mi permette di evocare per 2 minuti 5-6 soldati che all'occorrenza combatteranno per me. Ok, vediamo di riportare tutti al nostro regno. Nel frattempo vediamo di costruire alcune strutture per ricavare il cibo. Nel frattempo il primo giorno si sta già esaurendo. Abbiamo il capanno dei pescatori che possiamo mettere ovviamente qua. Come potete vedere abbiamo un fiume relativamente pescoso, ma mano a mano che andremo avanti ovviamente i pesci diminuiranno. Ci servono anche altri abitanti quanto prima, pertanto è direi di costruire un'abitazione che ci richiede 25 unità di legna. E fino a 6 cittadini vivono qua. È una casa di base. Oh, ma che carina. Allora, per adesso direi di metterla direttamente qui. Che dite? Ne mettiamo 2 nel frattempo. Mi pare coda buona e tanto giusta. Così facendo, il limite di popolazione aumenterà considerevolmente e ogni giorno arriveranno per adesso 5 abitanti. Ma vedrete che non appena la casa sarà stata costruita completamente, voilà, la popolazione crescerà molto ma molto di più. Abbiamo altri 5 lavoratori, quindi possiamo assegnare altre persone, ad esempio alla casa dei raccoglitori di bacche. Anche in questo caso hanno un'area d'azione abbastanza considerevole. Ci sono un po' di cespugli di bacche dovunque. Allora, per adesso mettimi direttamente una casetta lì. E una anche. La mettiamo in parte al capanno qua, perché tanto comunque ci sono abbastanza cespugli in zona. Voglio cercare di creare un regno abbastanza ordinato nei limiti del possibile. Ok, a risorse siamo messi abbastanza bene. Tuttavia, il legno sarà la nostra risorsa principale, quindi costruiamo un'altra segheria, visto che abbiamo ancora della gente disponibile a lavorare. La possiamo piazzare direttamente qua, che è cosa buona e tanto giusta. Allora, vediamo se abbiamo abbastanza risorse per fare qualche ricerca. Kit di strumenti avanzati. I kit di strumenti avanzati aumentano l'efficienza di ogni costruttore, quindi più 10% alla velocità di riparazione e costruzione. Non è poi così utilerrimo. Oppure le scarpe comode. Boscaioli, minatori, raccoglitori di bacche, pescatori e contadini avranno un 10% alla velocità di consegna e movimento. Ecco, essere veloci è cosa buona e tanto giusta. Ci vorranno 2 minuti perché questa ricerca venga completata e avete visto che mi ha richiesto parte della nostra pietra. Ok, per adesso stiamo procedendo abbastanza bene. In attesa che i nostri ragazzuoli si diano da fare, direi di continuare ad esplorare la zona circostante. Si sa mai che troviamo qualche altra risorsa. Appena possibile dobbiamo iniziare a costruire un po' di mura, altrimenti rischiamo di essere invasi da un momento all'altro. Ci sono un sacco di risorse da queste parti. Vedo una marea di alberi. Guarda quanti cespugli di bacche! Meraviglioso, meraviglioso. Però sembra che la zona sia relativamente tranquilla. C'è qualche coniglietto, lo attacchiamo appena possibile, piccolo bastardo. Qui invece abbiamo trovato un'altra miniera di ferro. Oh beh dai. Per fortuna che i villici non sono già in zona. Aha, ho trovato qualcosa. Vediamo un po' se lo possiamo attaccare. Aspetta, c'è un villico, non mi ero accorto. Fate fuori i villici, bastardi. C'è anche un cervo, perfetto. Vediamo di distruggere la loro casetta. E in men che non si dica, all'interno dovremmo recuperare un'ulteriore gemma. Perfetto, ok ragazzuoli, ritornate al castello per adesso e noi andiamo avanti costruendo ad esempio un granaio che immagazzina fino a 50 di cibo. Potete notare che le nostre dispense si stanno riempiendo molto in fretta. Dobbiamo metterlo in un punto in cui non venga attaccato facilmente dalla popolazione, ma sia anche abbastanza raggiungibile. Lo possiamo mettere qui in parte a uno dei capanni dei raccoglitori di bacche, che cosa buona e tanto giusta. All'occorrenza abbiamo un magazzino che ci permette di immagazzinare anche 100 risorse, ma l'inventario non è poi così pieno, quindi siamo a posto. Possiamo anche costruire alcune strutture comunali come la casa dei costruttori, che aumenta il numero di lavoratori che sono in grado di costruire e riparare le varie strutture. Perfetto, nel frattempo è sorto il sole, pian pianino la nostra popolazione sta aumentando. Allora, una casa dei costruttori la vorrei, in effetti per adesso mettila da quest'altra parte, che cosa buona e tanto giusta. Abbiamo anche la casa dei becchini, è vero, perché se qualcuno dei nostri abitanti muore, dobbiamo liberarci del suo corpo, in effetti, perché altrimenti sarà un vettore di malattie, pestilenze, e chi più ne ha più ne metta. Appena possibile direi di mettere da questa parte delle mura, sono abbastanza facili da difendere. Aspetta un attimo, questo lo possiamo distruggere, forse possiamo ricavare delle risorse da questo carretto. E nel frattempo siamo arrivati al terzo giorno, quindi fra 4 giorni ci attaccheranno. Ui là, abbiamo trovato una quantità incredibile di legna. Allora, aspetta un secondo, nel frattempo mandiamo di nuovo i nostri ragazzuoli ad esplorare la zona circostante e noi utilizziamo quel legno per iniziare a barricarci. Vediamo un po'. Abbiamo delle mura di legno, perfetto, che possiamo tipo mettere, direi qui, che è cosa buona e tanto giusta. E voilà, perfetto, faccio doppio clic e loro le inizieranno a costruire. Piazzerei comunque un bel cancello di legno in modo tale che all'occorrenza i nostri abitanti possono tranquillamente andare avanti e indietro. Allora, nel frattempo continuiamo a muovere l'esercito, però ho paura che incontreremo dei barbari
prima o poi. Dobbiamo costruire anche una caserma. Allora, aspetta un secondo, c'erano anche le strutture militari. Eccola qua, la caserma che mi richiede 80 di legno. Una caserma di primo livello ci servirà ad addestrare gli spadaccini e gli arcieri. Sì, ma dove la piazziamo? Ok, la piazzerei qua in angolino, che non dovrebbe dar fastidio a nessuno. I nostri abitanti possono tranquillamente raggiungere queste cave di pietra. Ce ne sono veramente un sacco e in teoria dovrebbero essere completamente protette. Nel frattempo, come potete vedere, le nostre mura sono completamente operative. All'occorrenza ci possiamo mettere qua degli arcieri in modo tale che possano tranquillamente sparare alle frecce al nemico. Che cosa buona e tanto giusta. Nel frattempo ho messo in pausa il gioco perché dobbiamo spendere anche il resto delle risorse per altre strutture produttive, come ad esempio un'altra segheria, perché ci serve decisamente molto ma molto più legno. Quindi senti, mettiamone due l'una vicina all'altra. Perfetto. E dobbiamo effettivamente costruire anche la casa dei becchini. Ecco, magari la metterei un po' più distante. Vabbè, la casa del becchino non è un problema. Più che altro il cimitero dovrà essere distante dal centro abitato, perché penso che in pochi vogliono vivere vicino al cimitero. Quindi mettimi la casa dei becchini tipo qui. Perfetto, tanto questa è la zona produttiva. E poi ci vorranno anche 10 unità di legna per costruire il cimitero. Fino a 256 corpi possono essere sepolti qui. Perfetto, quindi mettimelo direttamente qua in parte e vi sarò tutti felici e contenti. Beh, quelli che sono dentro non sono poi così felici e contenti. Ma ci siamo capiti. Allora, esercito, continuiamo ad esplorare la zona. Appena la nostra caserma sarà operativa, vediamo di reclutare altri soldati. Perfetto, intanto spariamo a questi tizi. Nel frattempo sono scese le tenebre, come potete vedere. Ok, ci siamo liberati praticamente di tutti. Abbattete anche quella struttura e voilà! Un'altra gemma dell'anima. Ottimo. Aspetta, 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 che c'è un altro carretto qui. Vabbè, ci sono anche un sacco di... Oh, marone. Gente, ci sono tanti villici. Ci sono uno sproposito di villici. Oh mio Dio, qua mi ammazzano qualcuno. Qua mi trucidano male quelli dell'esercito. Per fortuna sono solo dei villici normali. Oh, 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 aspetta, ragazzi, indietreggiate. Indietreggiate perché ci stanno facendo del male. Credo che pian pianino loro possano guarire. Porco cane, sono tutti arrabbiati con la vita. No, secondo me ce la facciamo. Aspetta, 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 aspetta. Non sono poi così tanti se non ci facciamo circondare. E se gli arcieri ci danno una mano, dovremmo riuscire a farli fuori tutti. Vai così. Aspetta, aspetta, ne resta. Ok, sono vivi, sono tutti vivi. Yay, vittoria ancora una volta. Guarda la legna che abbiamo. Ah, c'è ancora qualche altro soldato nemico. Aspetta, 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 aspetta. Allora, indietreggiate, indietreggiate. Evitate di fare rebel se possibile. Ok, per adesso lasciamo che guariscano pian pianino, altrimenti rischiamo di perdere troppi uomini. Nel frattempo mi hanno costruito la caserma. Io posso fare clic col tasto destro per impostare il punto in cui i soldati si dovranno raggruppare. Allora, mi serviranno un bel po' di arcieri, che ovviamente riducono anche il numero di lavoratori e richiederanno delle risorse. Una di cibo e tre di legna. Allora, direi che 3-4 arcieri sono necessari e magari anche qualche spadaccino per difenderci egregiamente. Allora, potremmo anche aumentare il numero di abitanti, perché a cibo siamo messi bene, non è un grande problema. Quindi vediamo casomai di costruire qualche altra abitazione. Possiamo mettere tranquillamente una qui e un'altra qua. Non dovrebbe dar fastidio ai nostri estrattori di rocce. Ci aumenterà considerevolmente la quantità di abitanti e lavoratori che possiamo utilizzare. Che succede? Problema di cibo? Ma non è possibile. Ah no, ci dice che il loro magazzino del cibo è pieno. Ok, ok, scusate per un secondo, mi ero effettivamente spaventato. Ma questo granaio invece può contenere ancora una grande quantità di cibo. Non mi fate prendere si spaventi. E visto che a legna siamo messi bene, direi di costruire qualche altro muro di legno per adesso. Poi più avanti potremo fare anche quelli in pietra. Allora, vediamo di iniziare a costruirli tipo da questo punto in poi. Non sappiamo, come ho detto, da dove ci attaccheranno, quindi dobbiamo cercare di organizzarci alla bella e meglio. Non possono passare sopra l'acqua, ovviamente, quindi direi di fare una cosa del genere. E poi ritorniamo da quest'altra parte. Perfetto, non dimentichiamoci di piazzare un cancello di legno direttamente qui. Perfetto. E all'occorrenza possiamo anche costruire una torre che permette di ospitare 9 unità o 4 macchine da guerra. Vi ricordo che comunque lungo le mura noi possiamo piazzare tutti gli arcieri che ci pare e piace. Per adesso assicuriamoci che il nostro esercito si raduni assieme al resto dei colleghi, così possiamo contrattaccare quei villici che abitano da queste parti. Che cosa buona e tanto giusta. Bravi ragazzuoli, continuate a utilizzare tutta la legna. Se mi attaccano da nord sono praticamente fregato. Attaccheranno fra 2 giorni, quindi incrociamo le dita. Ma per adesso siamo organizzati abbastanza bene. Consumiamo 54 unità di cibo al giorno. Uy là, abbiamo tanti lavoratori che battono la fiacca. Ecco,
Che cocchio! Costruiamo un altro capanno dei pescatori direttamente qua in parte al cimitero. Ma vabbè, dettagli. Il becchino, come potete vedere, ha un'area d'azione che noi possiamo espandere. Ma la signora in questione farà tutto in maniera autonoma e pian pianino il cimitero si riempirà di cadaveri quando la gente passerà a miglior vita. Fatemi casomai costruire qualche altro raccoglitore di bacche. Mettimi, che ne so, la sua capanna direttamente. Una qui e un'altra anche qua. Ci serve decisamente molto più cibo. Ho paura che pian pianino i cespugli di bacche esauriscano le suddette bacche. Infatti questo è vuoto e questo è un po' più pieno. Quindi non so come faremo con il cibo a lungo termine. Dobbiamo fare anche qualche ricerca. Possiamo sbloccare cecchino. 20% di possibilità in più di infliggere danno doppio. Ci richiede tuttavia 20 unità di pietra. Beh, la pietra l'abbiamo e richiederà un minuto e mezzo di tempo. Allora, nel frattempo passiamo al contrattacco con il nostro nuovo e potente esercito. Potete vedere che c'è un cadavere nel frattempo. Facciamo attenzione alle malattie. Ok, vediamo se riusciamo a liberarci di tutti questi villici, perché sono veramente uno sproposito di villici. Ciccio, non farti circondare, porca di quelli per porca. Ragazzi, vabbè, ma là siete pirli però. Ok, perderemo un po' di uomini, ma almeno dovremmo trucidare tutti questi villici maledetti e infedeli. Perfetto. Intanto sta arrivando qualche altro furbacchione. Signore, non si faccia uccidere proprio dall'ultimo villico. Perfetto. Abbiamo recuperato un'altra gemma dell'anima lì. Cristallo dell'anima, che cosa buona e tanto giusta. E abbiamo eliminato la minaccia dei villici. Guarda da questa parte, pieno zeppo di ferro, di pietra. E chi più ne ha più ne metta. Ok, la zona sud adesso è completamente sicura. E hanno anche finito di costruirmi le mura. Che spettacolo, bellissimi, appena possibile possiamo metterci all'occorrenza tutti i nostri uomini. Ma la macchina da guerra io le posso dire tipo di venire qua? Non so nemmeno io come funzioni onestamente, non penso di poter mettere la catapulta sopra la torre. Presumo servirà qualcosa di specifico. Ok, nel frattempo abbiamo un ulteriore capanno dei pescatori e anche gli estrattori di bacche sono a posto. Questi stanno ricavando una marea di legna, perfetto. Noterete effettivamente che gli alberi stanno diminuendo mano a mano che il loro lavoro continua. Vediamo casomai di reclutare qualche altro arciere, che cosa buona e tanto giusta. E un paio di spadaccini, come ho detto dobbiamo difenderci in continuazione. A risorse siamo messi bene e abbiamo comunque abbastanza manovalanza. Casomai possiamo reclutare altri costruttori? Ci farebbero comodo. Oh oh, domani mattina ci attaccheranno. Porca di quelli per porca. Ale, ok, costruiscimi un'altra casa dei costruttori qua in parte, perfetto. E visto che il nostro municipio pian pianino sta esaurendo lo spazio, direi di costruire anche un bel magazzino. Oh oh, domani attaccheranno da questa parte. Ecco, ti pareva, come non detto. Lasciamo stare per adesso il cocchio di magazzino. Allora, facciamo una cosa del genere. Piazziamo le mura direttamente da questa parte, perfetto. Datevi da fare per adesso, gente. Mettiamo un cancello di legno direttamente qua, che cosa buona e tanto giusta. E spostiamo tutto il nostro esercito. Aspetta, aggiungiamo anche gli altri direttamente qui a nord. E vi sono tutti felici e contenti. Da questa parte non ci possono attaccare. Poteva andare peggio. Appena possibile chiudiamo da questa parte. Vi sono tutti felici e contenti. Per fortuna che ho reclutato altri costruttori. Con che velocità non mi costruiscono le mura? Fantastico, fantastico. Oh, porco cane, c'è un buco. Beh, gente, c'è un cocchio di buco. Non ci eravamo accorti. Appena possibile chiudetemelo cortesemente, grazie, molto gentile. Ok, nel frattempo possiamo fare qualche altra ricerca? Senti, siamo pieni zeppi di legna. Facciamo in modo che la velocità di costruzione e riparazione aumenti, che è cosa buona e tanto giusta. Anzi, sblocchiamo anche l'autoriparazione in modo tale che i nostri costruttori riparino le varie strutture autonomamente. Quindi non glielo devo dire io. Ovviamente consumeranno delle risorse, quindi potrebbe ritorcercisi contro. Ok, vediamo anche di mettere i nostri arcieri direttamente qua sopra. Perfetto, così ci potranno difendere in maniera autonoma. Meraviglioso. Ragazzi, c'è un altro muro da costruire anche lì. Oh, porco cane, ci attaccheranno letteralmente fra un minuto. Ok, potrebbe essere un gigantesco problema. Mandiamo qualche altro arciere anche su queste torri. Perfetto, e il resto dei nostri spadaccini dovrebbe poter gestire all'occorrenza la situazione, che è cosa buona e tanto giusta. Ok, sta arrivando anche intanto la nostra catapulta, che ribadisco, per ora non posso costruire. Vorrei aumentare anche la quantità di abitanti, visto che a legna siamo messi bene e a cibo pure. Casomai mettiamo un po' di case lungo il confine. Ah, stanno già attaccando. Wow, 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 Bonnie! Bonnie, aspetta, 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 ragazzi, attaccate! Però di avere un troppo di tempo. Forse non sono loro, probabilmente sono dei villici che si aggiravano da queste parti. Però i nostri acieri stanno attaccando e anche la catapulta può sparare al di là delle mura. Bene, molto, molto bene. Allora, trucidiamo intanto un po' di villici. Quanti villici c'erano qua attorno? Quella! C'è tanta... Oh, porco cane. C'è uno sproposito di gente. Non posso permettermi di perdere delle forze d'attacco in questo momento.
Ok, vediamo di ritirarci. Tanti nostri arcieri possono sparare a chiunque provi ad avvicinarsi. Catapulta, fate una strage. Marone, come una catapulta, proprio nel vero senso della parola. Ok, siccome mi sto cacando un attimino, vediamo per adesso di mandare qua le nostre forze. Reclutiamo qualche altro arciere, sembra che ci attacchino da sto lato. All'occorrenza io posso aprire o chiudere tutti i vari cancelli. Ovvio che possono entrare da questa parte. Yay, ondata in arrivo. Cosa potrebbe mai andare storto? Sentite, mandatemi altri arcieri, perché all'occorrenza li mettiamo da quest'altra parte, nel caso facessero breccia da questo lato. Ancora non so da che parte arriverà il nemico esattamente. Sappiamo che arriverà dall'angolino, ma il punto esatto esatto non ci è dato sapere. Aspetta che nel frattempo vedo anche di costruire qualche altra cava di pietra. Ne possiamo mettere una qui e un'altra qua, perché appena possibile vorrei rimpiazzare le mura di legno con quelle di pietra. Oh, ok, stanno avanzando lentamente ma inesorabilmente. Ho paura, ho genuinamente paura. Ehi, qualcuno ci sta attaccando le mura. Presto, presto, mandate i cocchi di arcieri. Ragazzi, fate il vostro lavoro, santo cielo. Ok, men che non si dica, ci dovremmo liberare di quell'infedele. Ma dimmi te, non mi ero accorto. Ho sentito un rumore di martellamenti e via dicendo. Arcieri, ce la fate, porca di quelli per porca. Ok, così all'occorrenza possono fermare qualunque bastardone. Sembra che stiano puntando in questa direzione, in effetti. Ok, ho messo un attimo il gioco in pausa in attesa che i villici arrivino ad attaccarci, perché dalla regia mi hanno detto che il granaio è completamente pieno, mentre invece i magazzini sono quasi esauriti. Quindi mi servirà un altro granaio che... direi di piazzarlo per adesso da questa parte. Cerchiamo di lasciare sempre un po' di spazio per i nostri soldati. Il magazzino quanto è grande? È bello grandino, però qua c'è una cava di pietra, quindi direi di metterlo qua in parte. Appena possibile sfruttiamo anche questa cava, ma per adesso a risorse siamo messi bene, anzi in verità stiamo consumando anche troppa legna e gli alberi cominciano a scarseggiare, quindi appena possibile dobbiamo spostare la segheria da un'altra parte. Aspetta che faccio casomai una ricerca, potenziando i nostri spadaccini con riflessi da mangusta. C'è un 15% di possibilità di evitare i danni degli attacchi con un singolo bersaglio. Ah, ok, ok, perfetto, che cosa buona e tanto giusta, soprattutto visto che ci stanno per attaccare, ma presumo che è qualcosa che non sbloccheremo in tempo. Allora, spostiamo per adesso le nostre forze. All'occorrenza posso evocare dei soldati che ci potrebbero aiutare. Eccoli che stanno arrivando. Ok, ci attaccano direttamente da lì. Forza arcieri. Che faccio, chiudo le porte? Ma direi di no. Per adesso è tutto relativamente tranquillo. Come non detto, come non detto. Chiudete le porte, chiudete le porte. Ci hanno attaccato di lato i bastardi. Ok, non so se i nostri arcieri riusciranno a resistere. Stiamo a fare una strage. Ragazzi, attaccateli, distruggeteli, annientateli. Perfetto. Vai così, tritali tutti. Maronne, quanta gente c'è. Facciamo che mando comunque dei soldati extra della serie per venire, meglio che curare. Bravi ragazzuoli. No, non volevo evocare due volte, volevo disattivare. Come si disattiva il potere? Porco cane. Vabbè, lo riporto, ho sprecato un paio di gemme dell'anima. Meglio così, così non moriranno molti meno soldati. Perfetto. Ok, li abbiamo trucidati tutti. Yay, perfetto, abbiamo trionfato. È stato più semplice del previsto. Ok, beh, era la prima ondata. Fra 6-7 giorni arriverà la seconda ondata e quindi abbiamo altro tempo per organizzarci. Ok, tutto è bene, quel che finisce bene. Vediamo di riaprire le porte e vi sarò tutti felici e contenti. Allora, ritorniamo alla gestione del nostro regno. Mi sono accorto adesso che se clicchiamo sul municipio, porca di quelli per porca, c'è un pulsante che si chiama potenza e lo porterebbe a livello 2, ma ci richiede 150 unità di legno e 100 di pietra. Cioè, a livello teorico le abbiamo, quindi possiamo vedere di fare un po' di lavori in modo tale da digievolvere il nostro castello, che ci sbloccherà a sua volta nuovi alberi della ricerca. Guardate strutture che possiamo avere! È qualcosa di incredibile. E il che a sua volta mi permetterà di avere nuove strutture e anche di migliorare quelle esistenti. Ok, nel frattempo mi hanno costruito i vari magazzini. Però sì, ci serve decisamente molta più legna. Il cibo... A cibo siamo ancora messi bene. Dai, ok, non è un grande problema. Allora, in attesa che facciano tutti i lavori, diamo una bella esplorata alla zona circostante. L'obiettivo finale, ragazzi, è di espandere considerevolmente il nostro regno. Per adesso ci siamo trincerati, ma appena possibile, ovviamente, ho intenzione di creare un regno di dimensioni mastodontiche. Allora, abbiamo trovato un piccolo gruppo di nemici. Perfetto, ma li stiamo triturando senza troppi problemi. Oh, marone. Come non detto, non è poi... Oh, marone, sono belli numerosi. Gente, stiamo avendo qualche problema tecnico. Ci serviranno decisamente molti, ma molti più soldati. Ok, intanto vediamo di triturarli male. Aspetta, 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 ragazzi. Non attaccateli tutti in gruppo. È che ho lasciato la maggior parte dei nostri arcieri a casa. Si sa mai che qualche furbacchione venga attaccato nel frattempo. Aio, e basta attaccare, avete rotto i maroni. Allora, cerchiamo di essere tattici. Lasciamo stare i villici e cerchiamo... No! Arcieri del Menga. I nostri arcieri del Menga nel frattempo hanno attaccato il nemico. Parco cane, cerchiamo di indietreggiare e lasciamo che gli arcieri casomai attacchino alcune delle forze nemiche. Guardate il castello nel frattempo.
Che spettacolo, vediamo un po' se posso sbloccare già cose interessanti. Cemento resistente, aumenta del 30% la resistenza di tutte le strutture in pietra. Però appena avremo abbastanza legna, vorrei sbloccare invece il legno trattato, che aumenta del 30% la resistenza di tutte le strutture in legno, come ad esempio le nostre mura. E guarda, guarda, nel frattempo possiamo anche costruire la miniera di ferro di livello 1, che richiederà 4 lavoratori. Oh, molto bene, molto bene. Per adesso abbiamo un deposito qua fuori. Dobbiamo espandere le nostre mura quanto prima, quindi mettimene una lì, sperando che non ci attacchino. Ma abbiamo liberato la zona circostante, dovremmo essere relativamente al sicuro. E da quello che ho capito dovrei anche poter potenziare le nostre strutture di base. Questa è una segheria di livello 1, e utilizzando 20 unità di legna e 5 unità di pietra la possiamo portare a una segheria di livello 2. Tuttavia, come potete vedere, non abbiamo abbastanza lavoratori. Questo vuol dire che dobbiamo espandere le nostre case, che possiamo portare direttamente al livello 2. Oh! Non mi ero accorto avessimo le abitazioni più serie. Bella lei! Fino a 12 cittadini possono vivere qua. Tuttavia, ci richiederà un po' di pietra. Quanta? 14 unità di pietra. Oh mio Dio, le abbiamo quasi esaurite. Allora, per adesso facciamo così. Eccola. Vediamo di non costruire troppe case di livello 2, altrimenti, va da sé, ci servirà ancora più cibo perché avremo più abitanti. Come ho detto, c'è sempre il rovescio della medaglia. Ok, nel frattempo i nostri soldati sono guariti. Sentite, vediamo di bullizzare male tutti quei cocchi di villici. Preferivo che non vi separaste, ma vabbè, facciamo finta di nulla. Siamo all'ottava notte e fra 5 notti ci attaccheranno i nemici, quindi vediamo di darci da fare. Dovremmo aver ucciso la maggior parte dei villici di zona. Perfetto, distruggete quella cocchio di struttura e recuperatemi quella gemma dell'anima lì, cristallo dell'anima, come cocchio si chiama. Ok, decisamente molto ma molto bene. Allora, rimandiamo le truppe al castello per adesso. Madonna, potessimo costruire delle mura da questa parte. E che non sappiamo, come dicevo, da che parte ci attaccheranno. Questo vuol dire che adesso abbiamo le mura in pietra. Però tuttavia ci richiedono anche sia del legno che della pietra. Possiamo anche costruire la torre di guardia, che ci permette ovviamente di avere un campo visivo considerevolmente maggiore. Ci richiede, oddio, 15 unità, non sono poi così tante di legno. Casomai metterei una torre direttamente qua in angolino e ci assegniamo un soldato appena possibile. Ok, tutto è bene, quel che procede bene. Nel frattempo mi hanno anche migliorato le case. Che belle le case di secondo livello, hanno un po' le finestre storte, ma rispetto a quelle di primo livello, perfetto. Quindi adesso abbiamo 12 nuovi lavoratori. Come siamo messi a pesce nel frattempo? No, beh dai, ce n'è ancora parecchio, quindi i nostri pescatori non dovrebbero aver problemi. Casomai, onde prevenire, direi di costruire un altro capanno di pescatori e lo mettiamo qua. Perfetto, più gente pesca meglio è. Purtroppo è un lago molto piccolo, devo sperare di trovarne altri in giro. Mentre invece cespugli di bacche e pian pianino stanno finendo. Pian pianino stanno finendo veramente un bel po'. Tuttavia nessuno ci vieta di potenziare le nostre segherie. Ci richiederanno 20 unità di legna e 5 unità di pietra, che per adesso abbiamo. Perfetto, dovrebbero permetterci quindi di ricavare molta più legna dai vari alberi e anche molto più in fretta, perché utilizzeranno più lavoratori. E direi di fare la stessa cosa forse per le cave in pietra. Si può fare? Si può fare! Ci richiede 35 unità di legna e 2 lavoratori in più. Ok, la pietra ovviamente sarà la prossima cosa che utilizzeremo, per l'appunto. Pertanto vediamo di organizzarci di conseguenza. Porco cane, mancano praticamente 4 giorni alla prossima invasione. Possiamo anche levelappare la caserma? In effetti sì, però... Dai, mi richiede troppe risorse. Però potremmo avere i lancieri, che a loro volta mi richiedono del ferro. Io ho solo 4 lingotti di ferro. Ma la tristitudine. Ok, nel frattempo la cava... Sì, la miniera di ferro è operativa, però ovviamente è di livello 1. Per potenziarla mi richiede anche essa stessa uno sproposito di materiali in più. Nel frattempo, ecco qua che la nuova miniera è operativa ed estrarrà direttamente molta più pietra. Perfetto, anche l'altra è stata costruita. Abbiamo ancora 5 lavoratori. Sì, ma quanti traumi gioco. Nel frattempo hanno costruito la torre di guardia e wheela, come potete vedere adesso il nostro campo visivo si è esteso considerevolmente. Allora, mandiamo le nostre truppe a recuperare. Ci sono un bel po' di risorse qua in mezzo alla foresta, anche da questa parte. Abbiamo anche un bel laghetto da cui ricavare e all'occorrenza del pesce. Ehi lala, buongiornissimo villici, non vi avevo notato. Permettetemi di attaccarvi senza un minimo di rispetto. Ma perché non vi alleate con noi, avanti? Giuro, non spenderò più tutti i soldi delle tasse per rifare le zizze di mia moglie, anche perché ne ha 2. Più di così non è che gliene posso aggiungere 3-4, credo, non sono un re molto informato su queste cose. Ma vabbè, dettagli. Senti, digievolviamo la caserma. Portiamola a livello 2, che cosa buona e tanto giusta, perfetto. Ok, risorse recuperate, ragazzuoli, fate un salto nella foresta. Aspetta un attimo. Ah, ci sono dei banditi nella foresta, non me ero accorto. Mio Dio, la visibilità è abbastanza contenuta, ma loro dovrebbero poter attaccare tutti i nemici
senza nessun problema. Distruggi anche il carretto. Fai fuori il resto dei tizi qua dentro. Ottimo. Recuperami anche questa pietra. Uila, c'era tanta pietra. Che spettacolo. Ok, aspetta, ci sono risorse anche da questa parte. Continuate ad esplorare la zona, miei prodi. Sembra che ci fosse una piccola casetta di villici. Mi piace che non è che andiamo lì a chiedere se si vogliono unire a noi. No, noi li attacchiamo per principio. E chi si è visto, si è visto. Perfetto, altra gemma lì. Frammento dell'anima, pietra dell'anima, cristallo e tutte cose. Continuiamo ad esplorare. Vediamo un po', c'era un povero villico innocente che abbiamo trucidato senza un minimo di rispetto. Willa, tu un villaggio? Vediamo un po' se riusciamo a distruggere tutto. Occhio, che vi stanno attaccando gente. Controllate sempre di non farvi trucidare male. Recuperatemi anche quest'altro. Com'è? Cristallo. Oh, non riesco a memorizzare la parola perché le gemme dell'anima cos'erano su Skyrim, Oblivion, non mi ricordo più. Perfetto, occhio che il villico ci sta trucidando male. Io volevo recuperare anche un po' di risorse. Non so se ne stanno raccogliendo in effetti. Ok, per adesso mi posso anche accontentare. Ritornate al villaggio? Sì, al castello, Marcondino di Rondello. Ok, nel frattempo direi di espandere anche il resto delle abitazioni. Ecco qua, perfetto, pian pianino le nostre risorse stanno scendendo. Ma siamo messi abbastanza bene. Casomai, visto che i nostri granai sono quasi pieni, direi di portarli al livello 2. Ci richiederanno 20 unità di pietra e... sì, 20 unità di legna e 10 unità di pietra, perfetto. Ma no, che carino! Il magazzino pian pianino viene riempito e lo vediamo attivamente perché ci mostra quali risorse sono state depositate. Ah, ma che cosa carina, per adesso siamo messi abbastanza bene. Senti, migliorami anche questo granaio. E chi si è visto, l'importante è che non ci possano attaccare le suddette strutture, altrimenti siamo nella M più totale. Ammetto, sarei tentato dall'iniziare a costruire le mura di pietra, anche se non penso che siano poi così necessarie. Il problema è che la pietra è una risorsa rara. Allora, cerchiamo di farci tattici. Iniziamo a costruire le mura di pietra direttamente da qui, così all'occorrenza possiamo sfruttare anche questa zona. E che mi rompe le scatole lasciare fuori tutti questi depositi. Aspetta un attimo, le nostre cave quante risorse ci daranno? Oddio, per adesso non è poi così male. Possiamo utilizzare anche queste, ce n'è un'altra qua. Anche se le suddette cave si trovano all'esterno delle mura, non è un grande problema perché richiamiamo gli abitanti all'interno se fosse necessario. Quindi iniziamo a piazzare mura da questa parte. Per adesso una piccola serie perché non so quante risorse ci resteranno dopo questa operazione. Vedo peraltro che la nostra caserma ha raggiunto il livello 2. Guardate che spettacolo! Ammetto, sto gioco mi sta prendendo veramente tanto bene. Allora, possiamo avere i lancieri e i guaritori. Mago che può ripristinare la vita delle truppe amiche a distanza. E non è poi così male averne uno in gruppo. Però un paio di lancieri, quanto ferro abbiamo? 24, sì, senti, 3-4 lancieri. Hanno lo scudo, ci permetteranno di trapanare male i nemici. E magari anche un paio di maghi. Che cosa buona e tanto giusta. Ci attaccheranno fra un paio di giorni, quindi tra poco scopriremo effettivamente da che parte arriveranno. Abbiamo anche il balestriere. Figo. Sarà probabilmente molto più potente degli arcieri. Forse attaccherà a breve distanza, ma potrà sparare più frecce a ripetizione. Nel frattempo mi stanno anche costruendo le mura. Che carine che sono. Sono pirla, mi sono completamente dimenticato di fargli costruire un cancello in pietra. Vabbè, sono cose che capitano. E voilà, cancello completamente operativo. Ok, per adesso lo possiamo aprire. Oh, sentite, a risorse siamo messi anche bene. Quindi vediamo di continuare le mura anche da questa parte. Che cosa buona e tanto giusta. Per adesso non sappiamo effettivamente da che lato arriveranno. Se arrivano da questa parte siamo praticamente a posto. Non faccio altro che spostare i nostri arcieri. Possiamo anche sviluppare qualche nuova ricerca di livello 2, come ad esempio le scarpe sportive, che ci richiederanno 15 unità di ferro, ma aumenta ulteriormente la velocità di tutti i nostri abitanti. Che cosa buona e tanto giusta. Così ci metteranno molto meno tempo a raggiungere le varie zone. Mi sa che dobbiamo iniziare anche a spostare le nostre segherie perché comincia a diventare un po' un problema. Anzi, vediamo di aumentare la loro area. Perfetto, per adesso, altrimenti non andranno a raccogliermi il resto delle risorse. E me ne sono accorto adesso. Piccoli scalzafatiche, forza, muovete il culo, dopo vi sposto casomai la struttura. Perché mi metti le bandierine? Porco cane. Oh, che bello, ci attaccheranno da questo lato. Il lato positivo è che abbiamo già le mura pronte all'uso. Il lato negativo è che sono mura in legno, quindi speriamo che resistano. Allora, direi di iniziare a piazzare i vari arcieri su tutte le varie mura. Perfetto. Da questa parte siamo completamente a posto. C'è un angolino lì, chiunque volesse andare. Oh, porca di quelli per porca, mi dicono dalla regia che la cava si è completamente esaurita. Che cocchio, ok, distruggetela, dobbiamo rimpiazzare velocemente con un'altra cava di pietra direttamente di livello 2, mettimela qui. E tanto che ci siamo, costruiamo un ulteriore, dove boia, torre di guardia,
qua nell'angolino in modo tale da aumentare il campo visivo anche da quest'altra parte. Allora, per adesso abbiamo messo una marea di arcieri sulle nostre torri. Arriveranno fra 1 minuto e 42 secondi. Mi ero completamente dimenticato che abbiamo anche i lancieri che possiamo piazzare da quest'altra parte. Abbiamo anche i guaritori. Ma possono andare là sopra i guaritori? Forse possono guarire dall'alto e sposterei anche Agatapulta in modo tale che spari eventualmente sulle truppe nemiche. Dovrebbero arrivare da questo lato, non mi metto neanche a rinforzare le pareti perché a mio avviso dovrebbero resistere a una potenziale seconda ondata. Abbiamo un bel po' di uomini, voglio dire, cosa vuoi di più dalla vita? Oh, ridendo e scherzando abbiamo praticamente disboscato tutta sta zona. Non c'è più mezzo albero. Oh, porco cane, ok, appena possibile buttiamo giù queste mura e recuperiamo eventualmente del legno. Arriveranno fra 53 secondi. Che facciamo, che facciamo? Reclutiamo qualcun altro? Allora, vediamo di mettere lì la bandiera. Casomai costruiamo un po' di lancieri. E che ho poco ferro, maledetti lancieri. Ma come ho detto, grazie al loro scudo dovrebbero essere praticamente inarrestabili, indistruttibili. E chi più ne ha più ne metta. Per adesso a cibo siamo messi bene, ma comincio ad allarmarmi giusto un attimino. Mi dicono dalla regia che l'ondata è in arrivo, quindi è questione di pochi secondi. Ok, mandiamo fuori i nostri... No, beh, volevo prendere solo voi. Sto facendo casino. Ok, mi sto facendo prendere dall'ansia. Perfetto, anzi, facciamo una cosa tattica. Vediamo di chiudere per adesso la miniera di ferro, così i lavoratori ritornano all'interno del villaggio. Vorrei evitare che si facessero ammazzare dal nemico. Willa, il magazzino è praticamente pieno. Dobbiamo vedere di potenziarlo al livello 2 quanto prima. E direi di costruire forse un altro da questa parte. E che c'è un cocchio di cespuglio che ci tornerà molto utile. Perfetto, nel frattempo potete vedere che ora che hanno costruito la torre abbiamo un campo visivo di tutto rispetto, quindi dovremmo vederli arrivare più o meno da questa parte per ora. Oh, oh, gente, ecco che il nemico sta arrivando. Oh mio Dio, sono numerosissimi, sono tantissimi. Chiudete le porte, chiudete le porte molto rapidamente. Oh mio Dio, lancieri, avanzate. Anzi, lasciamo che i nostri arcieri facciano il loro lavoro. Perfetto, anche la catapulta sta colpendo. Lancieri, lancieri, fate fuori. Anche voi ragazzi, avanzate nel frattempo. Ragazzi, avanzate nel frattempo. Che macello! Che macello, a quanto pare non hanno votato per il re. Ma ho bei dettagli. Abbiamo perso un po' di truppe. Non mi aspettavo sarebbero arrivati così numerosi. Che disastro. Aspetta, mandiamo altre truppe extra. Perfetto, che cosa buona e tanto giusta. Escono dal maledetto boschetto e non finiscono, non finiscono più. Ok, li stiamo tenendo a bada, ma per puro miracolo. Arciere, vai qua sopra, santo cielo, così dovresti essere abbastanza difeso. Oh maronne, che strage, che carneficina. Oh, oh, hanno fatto fuori, mi sa, una delle varie unità. No, stanno penetrando male col pavimento, sono morti. Non riesco a capire nemmeno io perché vanno verso il basso. È pur sempre un gioco in accesso anticipato. Vabbè, i lancieri riescono a tenere a bada praticamente chiunque. Lancieri, indietreggiate un attimo, presto. Indietreggiate un attimo, così i nostri arcieri possono riuscire a prenderli molto ma molto più facilmente. Arcieri, arcieri, perfetto. Guarda che strage, guarda che strage. Ora possiamo attaccarli con maggiore tranquillità. Mi sa che d'ora in poi metterò i lancieri. Anzi, avviciniamoci un altro po', così i nostri guaritori dovrebbero poterli curare a distanza. Ma direi che abbiamo trionfato. Abbiamo trionfato alla grande. Cosa vuol dire questo? Cavalieri da seppellire 9. Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Ok, riapritemi le porte. Ottimo. E vediamo anche di riattivare quel cocchio di miniera di ferro. Che cosa buona e tanto giusta. È stato traumatico? No, di più, gente. È stato molto, ma molto più traumatico del previsto. Siamo anche tanto giù di cibo. Fatemi costruire velocemente un'altra casa dei raccoglitori di bacche per adesso qua fuori. E ho scoperto che abbiamo la fattoria. Oh, ok, quindi dovremmo anche piazzare i campi appena possibile. Ok, visto che tanto queste mura devono essere abbattute, per adesso la metto volgarmente lì. E poi mi metti un campo qui e un campo da quest'altra parte. Presumo che abbatteranno l'albero e dovrebbero poi poter costruire il tutto, credo. Ah, adesso ho capito, dobbiamo direttamente mettere almeno 5 campi attorno ad essa. O forse ne potrò mettere di meno in futuro, non lo so. Per adesso ho fatto 5 e dovremmo essere a posto. Devo solo capire come demolire tutto, vediamo un po'. Se dovessi demolire, premo canch. Ah, si bada che premo canch. Se faccio una selezione del genere e premo canch. Ah, ok, molto più pratico. Troppa legna, decisamente troppa legna. Porca di quelli per porca. Costruiamo un altro magazzino di secondo livello direttamente in parte al nostro granaio prima che sia troppo tardi. Ok, è stato traumatico. Scusi, signora Becchino, dovrebbe tipo andare a recuperare i cadaveri dei tizi. Ah, eccola qua, ok, l'ho vista adesso, quindi pian pianino li sta portando al cimitero. Ed in effetti potete vedere che c'è una singola lapide. Per adesso è seppellita una sola persona. Oh mio Dio, non mi dire che alla fine ci saranno veramente 256 lapidi. E in effetti
effetti sì, perché sarà magari 16x16, dovrebbe fare 256 se la matematica non è un'opinione. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Devo dire che sto gioco mi sta prendendo veramente un sacco, molto interessante. Voglio vedere effettivamente quali altre strutture riusciremo a sbloccare mano a mano che andremo avanti con la ricerca e con l'espansione del nostro regno. La terza ondata arriverà al 20° giorno, quindi ci dobbiamo organizzare per tempo. Nei commenti allora fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete trucidati male male dai villici. E noi ci vedremo, oh che bella la fattoria, guarda che carina. Dicevo, noi ci vedremo in un prossimo video. Che stanno facendo? Stanno bullizzando male il grano lì, il frumento. Vabbè, si divertiranno loro. Ciao ciao!